Ecco i tre motivi per cui ho scelto di frequentare la Bocconi e per cui credo che anche tu dovresti farlo. Ciao a tutti, sono Daniele Belcastro e sono uno studente al secondo anno del corso di Economia e Management qui all'Università Bocconi. E oggi voglio parlarvi dei tre fattori principali per cui ho scelto di frequentare questa università. In questo video non parlerò del lato economico, infatti magari molte persone pensano di iscriversi a questa facoltà o a questa università perché appunto è rinomato, o almeno secondo le statistiche si sa che ci saranno molti più sbocchi del mercato una volta laureati o che comunque gli stipendi per i neolaureati da questa università sono maggiori rispetto a quelli per altre università. Ma ecco, io non voglio parlare del lato economico, ma voglio dirvi i tre motivi principali per cui credo che questa università possa davvero formarvi e prepararvi come persone e soprattutto prepararvi alla vita e rendervi molto più competitivi di qualsiasi altro studente che esce da qualsiasi altra università in Italia. Il primo motivo per cui ho scelto la Bocconi è infatti la sua internazionalità e soprattutto la sua fama. Infatti è l'unica università che può vantare davvero di avere un nome europeo. Infatti tutti gli anni arrivano da ogni parte del mondo tantissimi studenti che decidono di studiare in questa università. Inoltre la Bocconi è famosa per essere un'università dura. Infatti le aziende sanno che la Bocconi sforna i migliori studenti, soprattutto perché li sottopone a dei ritmi stressanti e soprattutto li sottopone a delle situazioni molto stressanti che li rendono in grado di lavorare bene in qualsiasi contesto. Ed è proprio parlando di internazionalità che mi collego al secondo punto, che è la grandissima quantità e soprattutto qualità di studenti provenienti da tutto il mondo che puoi incontrare tutti i giorni passeggiando all'interno del campus. Se avete paura di trasferirvi a Milano da soli o comunque senza amicizie, vi assicuro che il fare nuove amicizie e conoscenze sarà l'ultimo dei vostri problemi. Infatti vi basterà passeggiare per il campus e andare a lezione per conoscere tantissime persone che condividono i tuoi stessi interessi e soprattutto che hanno la stessa voglia di fare grandi cose di quanto magari puoi averne tu. Infatti queste saranno ottime conoscenze nel periodo universitario e magari se vengono fuori dall'Italia potranno anche aiutarvi a migliorare la vostra capacità linguistica parlando appunto altre lingue con loro, oppure potranno addirittura diventare dei partner per il futuro o comunque delle persone con cui farete un'azienda o comunque farete una startup. Ed è proprio questo il bello di questa università, che appunto è l'unica università in Italia che vi permette di conoscere persone provenienti davvero da tutto il mondo. Ultimo punto di cui voglio parlarvi oggi è il time management dell'università. Ma mi spiego meglio, per time management intendo il modo in cui sono strutturate le sessioni e soprattutto il modo in cui è strutturato l'anno universitario. Ma vi spiego meglio, infatti starà a voi, ma se sarete bravi potrete finire l'anno universitario addirittura a maggio. Per alcune persone magari questo può essere un problema, perché si ritroveranno a maggio a dover fare 4-5 esami in un solo mese e magari questo sarà stressante o comunque li condurrà ad ottenere risultati peggiori. Ma ecco, per quelle persone che comunque riescono a sostenere lo stress e soprattutto riescono a fare 4-5 esami in un mese, questa è una cosa fantastica, perché appunto poi vi ritroverete con 3 mesi per fare tutto quello che volete, che non è solo andare in vacanza ovviamente, perché comunque abbiamo 20 anni e dobbiamo andare in vacanza, ma soprattutto sono 3 mesi in cui potete cercare di fare impresa o potete ampliare i vostri interessi o comunque andare ad approfondire gli interessi che già avete. E capite che avere 3 mesi all'anno in cui è possibile concentrarsi in cose che magari poi saranno utili per il futuro o addirittura fare impresa o creare dei progetti che poi saranno il nostro futuro è una cosa fantastica ed è anche il motivo principale per cui ho scelto questa università. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che comunque sia riuscito a farvi capire perché ho scelto questa università e soprattutto quali sono i vantaggi e le particolarità di questa università rispetto a tutte le altre università. Se questo video ti è piaciuto metti un like e soprattutto iscriviti al canale. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!